Pala Indoor di Ancona per questa finale 60. Partenza valida, allora attenzione, guida in Lai però anche Obu, bene. Penso Lai, così dovrebbe. Vediamo 6, un po'. 70. Vediamo un po'. Polanco anche ha fatto bene. Sono arrivati molto, molto vicini. Rivediamo. Lai, presumo. Maglietta nera in corsia 6. Luca Lai. Lai va. Ed, sì, è Lai che passa per primo, ma che gara proprio. Sul filo di lana. Del resto i 60 così sono, eccolo qua, non ci sono dubbi. Allora Luca Lai, Atletica 100 Torri Pavia, si presentava come il favorito, poi per quanto riguarda questa finale 60 uomini e in qualche modo ha mantenuto fede, lo ricordiamo, non c'era mai Coltumi, Fiamme Oro 5 volte campione dei 60. Rivediamo. Bella la fase lanciata di Lai, qui ha resistito dopo un'ottima messa in moto al ritorno degli altri, ha dovuto davvero stringere i denti. 6,71 viene corretto di un centesimo. Fai muscoli, ha fatto anche la voce grossa. Un Luca Lai è un giovane in assoluto, ma non un giovanissimo, perché 95. Comunque è un classe, no, 92. 92, 92. E va per i 27 anni. 100 Torri Pavia, rivediamo l'arrivo. Luca Lai passa, mette avanti la testa, passa per primo, poi c'è anche in seconda Obu, anche Polanco, tutti sono tutti veramente vicino, perché anche Cortellazzo poi è lì attaccato veramente a Luca Lai. E qui rivediamo Lai è avanti con la canotta nera, è partito bene Gianfranco, allunga. E poi ha fatto una leggera differenza nella prima fase di accelerazione uscito. Poi